Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Scopriamo le creazioni resin art. Sì, che bello! Più due stampi con la gomma siliconica da colata. Allora, più che scopriamo creazioni resina, è più uno scopriamo gli stampi. Niente ragazzi, andiamo perché già vi dico questo, ho usato i miei colori bianco e rosa. Però io volevo aprire prima questo qua. Aspetta. Volevo prima aprire questo stampo che mi è stato richiesto. Vediamo com'è uscito. Aspetta, eh. Allora, qua. Sai che bicchierino è da buttare, questo si è capito, no? Vabbè, tanto sono quelli degli yogurt. Aio. Aspetta, no, perché ce la possiamo fare. Oh, eccoci qua. Questo lo stampo è uscito molto alto. Ora ti spiego perché. È uscito bella una bella... La bella patacca, come se mi sono dimenticato. Oh, tutte le volte che taglio mi dimentico di prendere dai cinesi l'attrezzo, quello per modellare gli stampi, per tagliare via l'eccesso. Vabbè, allora un biscottino che ho aggiunto perché c'era spazio. Poi abbiamo una base cupcake, eccola qua, perfetta. Sì, c'è un po' da rifilare in giro, ma direi che è perfetta. Eccoci. Sapete che a me dà noia. Base cupcake, eccola qua. E un'altra. Sempre base cupcake, però aspetta, con annessa cupolotta, vedi? Con annessa cupolotta, io direi che è uscita bene anche questa, perfetta. È uscito appunto alto perché c'era questo qui che era bello alto. Ora rifilo il tutto. Eccoci. E gasem. Le creazioni resine le lascio dopo perché voglio ammirarle insieme a voi. Guarda che bello su stampo. Wow, sì, ci piace, io ho voglia. Mamma mia, quando mi si attaccano sti peletti qua. Comunque, sì, adoriamo, io ho voglia. Guarda, è uscita bella alta, perché appunto c'era questo che era bello alto. Bello, 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 sì, ci piace. Allora, poi, veniamo a questa qua più grossa. Allora, questa qui è stata una richiesta che ho fatto fare a una ragazza che taglia il laser. Gli ho detto: senti, ma mi potresti realizzare questo? E lei mi ha detto: vediamo cosa si può fare. Mi è già arrivato da un bel po', vi dico la verità. Non è uscito propriamente quello che volevo io, però però dai, è bellino. Non mi posso, adesso non voglio spoilerare, aspetta, Cerchiamo di togliere prima via lo scotch, se ce la possiamo fare. Oddio, si sta smontando tutto. Mamma mia, questo scotch, ragazzi, tiene che una bellezza, eh. Oh, ce l'abbiamo fatta. Eccoci, tiriamo su un po' di, ecco. Allora, adesso tiriamo via i Lego, i nostri amici Lego.
che abbiamo scoperto tardi la loro funzionalità, ma sono perfette per farsi i lavori. Ecco qua, e adesso basta. Guarda che base gli ho fatto fare. Per ormai non è. Oh wow. Guarda, si vede. Questa cornice qua. Gli ho detto: senti, ma puoi farmi questa cosa qui? E lei fa: vediamo. Adesso è rimasto lo scotch qua. Vabbè, ma tanto questa è la base, diciamo. Mentre questa sarebbe appunto la base che io poi andrò a colorare con la resina appena ricompro la resina, perché l'ho finita con queste ultime creazioni che vediamo adesso. Ho finito la resina e devo assolutamente riacquistarla. La resina che uso io è la Feel Crystal della Reschimica. Sì, ormai sono anni che uso quella perché mi trovo bene. E niente, questo è il quadrotto. Certo, magari così è lo stampo che prossimamente andrò a realizzare appunto con la resina. Mamma mia, Tamara, ce la fai? Bellina, dai. Non è bellina? A me mi piace. Mi piace. Questa è la base che gli ho fatto fare. E poi niente, andrò a vedere come uscirà. Andremo tutti insieme, quando colerò con la resina, vedremo tutti insieme cosa uscirà da sta cornice floreale. Mi piacciono i fiori, se hai capito questo, no? Allora, dai, veniamo a noi, va, che abbiamo già perso troppo tempo. Io adoro questi stampi. Allora, vediamo un po' cosa. Andiamo ad aprire questo, che ragazzi, lo vedete un po' sfalsato perché l'ho già aperto ieri, perché li stavo aprendo per me da sola, no? Poi ho visto che è uscito bellissimo questo, ho detto no, dai, facciamoci un video, condividiamolo. Cioè, guarda, io non dico niente, parlano da sé. Cioè, guarda che cioccolatone esagerato per i miei barattoli. Guarda che roba, è bellissimo. Fabulous. Anche questo, ragazzi, l'ho aperto io, come potete vedere non è più incastrato bene, però come vi stavo dicendo, ho detto no, stanno uscendo, guarda che roba, che pannona esagerata per i barattoli. Oddio, ma questo e questo di fianco, no? Già solo questi due li metti sul barattoli, ma cosa deve uscire? Ancora non ho visto gli altri, ma già amo. Qua una pannetta più piccola, è carina, bella. Qui abbiamo un altro cioccolatino. Perché è uscito macchiato? Perché quando hai mischiato, la frescona che sei, come al solito, hai mischiato il bianco col rosa, non hai mischiato bene, e tu sei una frescona. Sì, lo so. Niente, comunque questo sarebbe un altro cioccolatone che è uscito a macchie, mo. Però adoro, vediamo qua. Qua c'è un piccolo cioccolatino, anche questo è uscito macchiato, mannaggia. Niente, questi due li devo ricolare. Qua abbiamo le fettine di mandarino, anche questo è uscito pelino macchiato, però potrebbe andare bene per farci gli stampi. Ovviamente questi li ho rifatti, diciamo, per realizzare altri stampi, ovviamente. Oh, che carino sto biscottino. Bello, questo è uscito bene, vedi il bianco. Devo lasciarli tutti bianchi, porca miseriaccia nera, ladra, assassina. Guarda. Mamma mia. Guarda che palla gelato. Bellissima sta palla gelato.
Wow, adoro. Però siccome tutto bianco mi pareva un po'... Ci ho voluto mettere del rosa, ma era meglio che lasciavo tutto bianco. Guarda quest'oreo com'è perfetto. Oreo grande e l'oreo piccolo. Perfetto, guardalo qua. Vedi la grandezza? Questo quello piccolo con cui farci mille mila biscotti. Bello, è uscito bene questo qua. E poi c'è quello grande da infilare. Se uno vuole, tac, lo infili dentro nella pannetta. Qui cosa c'è? Oh, la metà di un Raffaello oppure di un Ferrero Rocher. Ma che bello! Ci piace. Sì. Poi qui abbiamo un macaro. Guarda, mi è fatto bene sto macaron. Bellissimo. Wow. E con annessa panna. Oddio, otto! Metti sopra, poi ci metti sopra l'altro pezzo di macaron e te lo lì. Léger sans feu, come si dice. Bello, sì, ci piace, ho voglia. Poi qua invece abbiamo i mirtilli. Guarda se non sembrano veri questi mirtilli. Ma si vede qualcosa, raga? Più grandi e più piccoli. Mamma mia, perfetto sto mirtillo. Ne ho fatti due bianchi. Ma devo ricomprare assolutamente la resina. E devo rifare assolutamente quei due che non mi sono usciti bene. Eccoci qua. Wow, ma sta palla gelato cos'è? Mamma mia, che meraviglia. Però verrà uno stampo gigante, cioè com'è questo infatti, dov'è? Più gigante di tutti, guarda che roba che è sto stampo. Abbiamo quest'altro cioccolatino con la scritta Milka. Anche questo è uscito macchiato, poi vedo se vengono via, se sono perfetti, se non sono perfetti, se no li rifaccio. Tanto siamo qua. Oddio, tu! Guarda che meraviglia, tu! Questo biscotto con il fiocco di neve, quest'altro con l'altro fiocco di neve che però non è perfetto, però quest'altro qui invece sì. Volendo si può anche solo fare il fiocco di neve. E poi abbiamo altri due cioccolatini Minions, bellissimi, tipo questo qua, col cuore. Aspetta. Che adoro. Ovviamente se qualcuno di voi è interessato può contattarmi in privato. Vi lascio giù il link sia del mio Instagram che della mia pagina Facebook. E niente ragazzi, spero che vi siano piaciuti queste creazioncine. A me, io adoro, va bene, anche te lo so a dire. Mamma, guarda che bello sto cioccolato. Ma che figura, cioè tu adesso lo vedi rosa, però anche rosa non è male, però vedilo proprio color cioccolato. Ma le pannette, ne vogliamo parlare delle pannette? Cioè dai, ascolta. Peccato sto cioccolato lo devo risolutamente ricolare perché non è uscito bene per niente, peccato. Niente ragazzi, alcune cose sono uscite bene, alcune meno. Però io adoro. Niente ragazzi, questo è quello che abbiamo scoperto oggi, scoperchiato oggi. Io vi saluto e vi auguro un fine anno stupendo perché oggi è l'ultimo dell'anno e un inizio anno super mega galattico, fantastico. Alla prossima, ciao!